Ripartire con la lezione odierna. E l'altra volta, se ricordo bene, correggetemi se sbaglio, abbiamo affrontato alcuni nodi fondamentali per comprendere in via approssimativa che cos'è la modernità e come i filosofi del canone occidentale abbiano preso a filosofare nel mondo moderno, come si siano posti rispetto alla modernità stessa. Abbiamo anche preso rapidamente in esame il cosiddetto teorema della secolarizzazione, ricorderete, nelle sue polifoniche espressioni, e poi abbiamo preso in esame anche tre possibili definizioni filosofiche della modernità, a partire da Foucault, da Max Weber e poi da Hegel e Marx, diciamo, la coppia Hegel-Marx. Oggi invece vorrei più dettagliatamente soffermarmi sul Rinascimento, no? Che è una tappa ovviamente decisiva che spesso resta un po' a margine nella storia della filosofia moderna, perché si parte solitamente da Cartesio e anche noi ampio spazio dedicheremo a Cartesio, però è importante anche vedere quello che c'è prima. Se non altro per il fatto che il Rinascimento, al di là di come lo si voglia definire e inquadrare, potrebbe essere inteso come una sorta di molteplicità di possibilità con cui si apre la modernità, molteplici possibilità di pensiero e di concezione del mondo, delle quali poi, come vedremo, nella modernità stessa se ne imporrà una fondamentalmente, no? Immaginatevi il Rinascimento come un fiorire di possibilità di pensiero e di concezioni molto differenziate, diverse fra loro, diverse anche a seconda delle culture nazionali del tempo, come diremo, di cui poi se ne imporrà sostanzialmente una. Questa idea che vi sto esponendo la faccio mia prendendola in prestito da un aureo librettino che consiglio a tutti, di Ernst Bloch, Filosofia del Rinascimento, edito dal Mulino, che sono le lezioni, di fatto alcune delle lezioni che Bloch tenne a Lipsia sul tema del Rinascimento. Ora, di quel testo non è tanto importante, diciamo, l'apparato storico-critico. Bloch non fa in quel testo un attraversamento di tutte le filosofie del Rinascimento, un inquadramento di tutti gli autori che hanno attraversato l'epoca rinascimentale. Però è utile quel testo perché in poche pagine fornisce una sorta di schema generale per comprendere, potremmo dire, il movimento generale del pensiero filosofico nel Rinascimento, all'interno del quale schema voi potete singolarmente collocare tutti gli autori che hanno popolato la stagione rinascimentale. Appunto, è un grande sforzo di sintesi quello che compie Bloch in quel libretto che consiglio a tutti. Sono poco più di 100 pagine, ma che vi danno straordinariamente una grande idea della filosofia rinascimentale. Allora, Bloch, in quel testo a cui mi richiamerò in questa prima parte della lezione, mette in luce essenzialmente tre cose, potremmo dire. In primo luogo identifica la cifra del Rinascimento a ogni latitudine, potremmo dire, quindi al di là delle diverse forme di pensiero che si sono determinate nel Rinascimento, potremmo dire il coefficiente unitario del pensiero rinascimentale è la consapevolezza del superamento del Medioevo, la consapevolezza di una rinascita in atto, di una novitas, potremmo dire. Per la prima volta comincia a prendere forma l'idea, come già vi dicevo nelle volte scorse, che potremmo dire la concezione del tempo non sia ciclica, ma abbia in qualche modo a che fare con un andamento progressivo. Abbiamo visto gli augmenta scienziarum in Bacone, abbiamo visto in Giordano Bruno la convinzione che gli antichi siamo noi e non gli antichi, no? E tutte queste forme di acquisizione di coscienza del tempo storico, potremmo dire, no? Per un medievale questo non era così evidente, no? L'esempio che si può tradizionalmente fare è quello di Dante, no? Che nel Limbo, vi ricordate, mette insieme Giulio Cesare, Democrito, figure senza avere una grande consapevolezza dello scarto storico, potremmo dire, senza avere consapevolezza dello scarto storico che li separa. Con i rinascimentali invece prende a nascere una coscienza dello scarto temporale, primo, e secondo punto che sviluppa Bloch nel suo libretto, comincia a maturare l'idea che l'avanzamento del tempo in quanto tale sia, potremmo dire, progressivo, che il Rinascimento in quanto superamento di quella che Hegel, abbiamo visto, chiama
la lunga notte medievale implichi per ciò stesso un risveglio, una rinascita, no? L'idea di una rinnovata consapevolezza di sé e della novità, potremmo dire. No? Vi ho citato già molti, molti passaggi che adombrano questa riscoperta della modernità, ho citato Bacone, Giordano Bruno, voglio qui fare ancora qualche riferimento ad autori della stagione moderna e non necessariamente solo rinascimentali. Ad esempio voglio citare Pascal, no? Appunto a tutti gli effetti uno degli autori del canone moderno con cui dovrete misurarvi nel preparare l'esame anche, il quale Pascal, non nei pensieri, ma in un testo del 1647, la prefazione al Trattato sul vuoto, dice esattamente la cosa che potremmo dire l'idea fondamentale della modernità. L'idea cioè che il mondo moderno implichi per la prima volta l'idea di un progresso senza necessario regresso. L'idea appunto che la circolarità antica e anche medievale in parte si spezzi e la storia, o potremmo dire la concezione generale dell'andamento delle faccende umane, prenda a disporsi linearmente. No? L'idea che appunto più passa il tempo e più si avanza. L'idea cioè che il progresso non debba necessariamente essere seguito dal regresso, laddove invece nell'idea stessa medievale dell'invecchiare del mondo stava l'idea che per quanti progressi si potessero compiere, bene o male, poi sarebbe arrivato comunque il momento del regresso o dell'invecchiamento. In Pascal invece matura l'idea che l'uomo sia lanciato verso il proprio perfezionamento, potremmo dire. L'idea anche che abbiamo trovato in Giordano Bruno, sia pure diversamente espressa, no? Che più passa il tempo e più si acquistano conoscenze. L'altro autore in cui trovate, sia pure diversamente calibrata, quest'idea è Leibniz. Quindi ci muoviamo anche su, non solo in epoche, in momenti storici, ma anche in aree geografiche europee differenziate. Leibniz, che come sapete, al netto anche delle vostre esperienze liceali, viene sempre ricordato come un inguaribile ottimista metafisico, no? Rispetto al quale, come sapete, Voltaire dirà che dopo il terremoto di Lisbona non si può essere ottimisti in senso metafisico, no? Dirà Adorno nella dialettica negativa, bastò il terremoto di Lisbona a guarire Voltaire dal suo ottimismo leibniziano. Però appunto Leibniz, come sapete, è convinto che quello che abitiamo sia il migliore dei mondi possibili, ma quello che non si dice mai è il perché in fondo si radica questa idea in Leibniz. Leibniz è convinto che questo sia il migliore dei mondi possibili perché è quello che è in costante perfezionamento. Appunto, come sapete, in Leibniz quello in cui viviamo non è il mondo perfetto, ma è un mondo in perfezionamento. È il migliore intanto tra quelli possibili, dove c'è appunto una compresenza, un dosaggio, potremmo dire, di bene e male che fa sì che il mondo sia il meno peggio, quindi il migliore fra quelli possibili, punto primo. Ma poi soprattutto, aspetto spesso dimenticato dagli studiosi, è il fatto che questo è il migliore dei mondi possibili perché è in costante perfezionamento. Dice Leibniz, perfectionem universi semper augeri, no? La perfezione dell'universo cresce continuamente, eh? Cresce continuamente. Che è un altro modo di declinare la tesi che abbiamo visto di Giordano Bruno e poi ora di Pascale, che in qualche misura costituisce lo sfondo comune di tutti i pensatori dell'epoca moderna e rinascimentale, pur con alcune eccezioni, come vedremo, in qualche misura confermano la regola, l'idea appunto che il perfezionamento non sia necessariamente seguito da un regresso. Non c'è più l'idea dell'invecchiamento o della circolarità in cui a ogni perfezionamento segue poi di necessità un regresso. E allora dice Leibniz, il mondo mai regredisce o invecchia. Nunquam etiam regreditur aut senescit. Il mondo mai regredisce né invecchia. È lanciato verso la propria perfezione. Quindi abbiamo detto la prima idea che Bloch in quel suo aureo libretto sul Rinascimento sviluppa è l'idea della consapevolezza del superamento storico, potremmo dire, della fase precedente del Medioevo. Due, lo sviluppo senza regresso, il mondo che non invecchia né regredisce. E terzo, l'idea più importante su cui mi soffermerò in questa mia introduzione, l'idea che in realtà sia profondamente errato parlare di rinascimento al singolare.
sarebbe più opportuno parlare di rinascimenti al plurale, appunto sull'onda di quello che già vi dicevo, che il rinascimento stesso si inaugura con un proliferare di possibili vie di partenza per la modernità, la quale opterà, come vedremo in maniera, potremmo dire, unidimensionale per una di queste possibilità. E allora Bloch nel suo librettino individua tre diversi rinascimenti con cui si schiude la modernità e li definisce anche in modo molto suggestivo. Se non avete mai letto Bloch, vi invito a farlo perché è un autore, oltre che profondissimo nelle sue analisi, è uno di quei filosofi che scrivono in maniera fantastica, no? Piacevole da leggere, in maniera un po' barocca, devo dire, ma molto appassionante. E allora i tre rinascimenti da Bloch individuati sono il rinascimento degli eroi italiani, Giordano Bruno, Campanella, Giulio Cesare Vanini, Pico della Mirandola e così via. Primo rinascimento, il rinascimento delle selve oscure germaniche, come lo chiama Bloch, eh? Il rinascimento delle selve oscure germaniche, il rinascimento di Paracelso o di Jacob Böhme, no? Jacob Böhme forse l'avrete sentito nominare perché ha una certa incidenza nella formazione del pensiero di Schelling, se non altro. Quindi il rinascimento delle selve oscure germaniche e in terzo luogo il rinascimento dei porti inglesi. Dove c'è appunto l'idea che ben adombra Bloch, che di formazione è un marxista, come sapete, è il fatto che sia un rinascimento tutto proiettato sul commercio e sullo scambio, di cui il porto in qualche misura costituisce l'elemento archetipico, potremmo dire, no? E appunto di questi tre rinascimenti nella modernità sarà prevalente un tipo di rinascimento, un tipo di rinascimento, che voi che siete lungimiranti già avrete capito qual è probabilmente, no? Dico però che nel suo testo Bloch trascura il Rinascimento francese, ad esempio, no? Che è del tutto assente dalle sue analisi, ma che invece sarà quello su cui noi poi ci soffermeremo, e anche lì nel Rinascimento francese in realtà si potrebbe parlare di due rinascimenti alternativi, di una scissione originaria, potremmo dire, all'interno del pensiero moderno, no? Montaigne e Cartesio, potremmo dire, in linea generale. Potremmo dire che a tratti Montaigne potrà essere ricondotto agli eroi rinascimentali italiani come figura, mentre invece Cartesio potrà più essere ridotto al rinascimento dei porti inglesi, no? Prescindendo naturalmente dalle origini francesi dei due autori. In breve, il rinascimento italiano, e qui ovviamente non potremo soffermarci su tutti i suoi protagonisti, già che questo implicherebbe un corso apposito di filosofia del rinascimento, il che esula necessariamente dalle nostre possibilità, racchiuse in 36 ore, come già abbiamo detto. Ad ogni modo, la cifra del Rinascimento italiano, così come lo pensa Bloch, sta, potremmo dire, nell'idea della possibilità, che è un'idea molto cara a Bloch. Per chi leggesse il pensiero di Bloch, il principio speranza, no? L'idea di Bloch è che l'ontologia è sempre ontologia della possibilità, ontologia del non ancora. La realtà è possibilità. E in questo senso Bloch ha buon gioco a ricollegarsi a questo rinascimento italiano che pensa la materia come possibilità, che pensa l'uomo come artefice del proprio destino, che pensa l'uomo come in grado di determinare se stesso agendo nel mondo, potremmo dire. Questo è un po' il punto fondamentale che Bloch mette in luce a proposito del Rinascimento italiano, la materia come possibilità. Qui si possono fare mille esempi diversi, Bruno, Campanella e così via, no? Adesso cerchiamo di identificare alcune caratteristiche fondamentali. Potremmo dire che sono tre essenzialmente le cifre del Rinascimento italiano, degli eroi rinascimentali italiani, come li pensa Ernst Bloch. Intanto uno l'ho già detto, la materia come possibilità. Il secondo è la radicale immanenza. Abbiamo già visto come il processo di modernizzazione, così in Augusto del Noce, si caratterizza per un processo di radicale immanentizzazione, no? Il dissolversi della dicotomia cielo-terra riassorbita nelle regioni della pura immanenza. Appunto, il Rinascimento italiano effettivamente offre magnificamente uno spettacolo di questa immanentizzazione radicale. Mi limito qui a fare due esempi che
che non vengono fatti da EarthBlock, ma che faccio io, e che però andrebbero a loro volta analizzati diffusamente, Machiavelli e Bernardino Telesio. Machiavelli, come sapete, è importantissimo per moltissimi aspetti, ma anche per il fatto che opera una immanentizzazione radicale della politica, tale per cui la politica, così diceva anche Benedetto Croce di Machiavelli, diventa autonoma. Si sgancia dalla morale, si sgancia dalla teologia e diventa appunto una forza immanente che deve essere analizzata tramite le sue stesse categorie. Iuxta propria principi, avrebbe detto Bernardino Telesio, che è l'altro autore fondamentale per capire questo processo di immanentizzazione. Cioè, in Machiavelli non è più possibile giudicare il principe secondo le categorie morali o teologiche. Il principe spesso trasgredisce palesemente i criteri della morale e della teologia, e nondimeno risponde al principio della politica. No? Vi ricorderete quel passaggio del principe in cui Machiavelli caldeggia al principe l'arte della volpe e del lione, no? La golpe e il lione, no? Il principe non deve essere buono moralmente o pio religiosamente, il principe deve essere golpe e lione, deve cioè appunto utilizzare la forza e l'astuzia, ingannando e compiendo anche atti di violenza, pura immanenza della politica, no? Poi appunto il principe di Machiavelli è stato letto in una molteplicità infinita di modi, no? Ad alcuni è sembrato un cinico tout court Machiavelli, ad altri è sembrato un puro apologeta del potere, no? Il principe, un difensore del principe in quanto tale, no? Machiavelli, ancora nel linguaggio comune, indica spesso questo opportunismo cinico che si compendia nella frase con cui viene sunteggiato il pensiero di Machiavelli, ma che non trovate nel Principe di Machiavelli, il fine giustifica i mezzi. Da altri è stato letto né come opportunista cinico, né come puro alleato cadaverico del potere, bensì come, potremmo dire, tirannicida per eccellenza, colui che ispira il popolo a ribellarsi rispetto al potere, no? Questa è una versione di Machiavelli che troverete molto diffusa a partire dall'Illuminismo poi. Bernardino Telesio, invece, che è un autore, come Campanella, anche calabrese, no? Andate a Cosenza, c'è ancora la statua di Bernardino Telesio, è importante se non altro per un concetto fondamentale, assolutamente fondamentale per comprendere la modernità stessa. Il concetto che lui esprime è quello che sta nel titolo della sua opera principale, no? La natura spiegata iuxta propria principia. Iuxta propria principia. Apparentemente sembra una banalità per noi che veniamo dopo il Rinascimento, per noi che veniamo addirittura dopo la modernità. In realtà è una frase assolutamente rivoluzionaria, perché segna quel processo di immanentizzazione radicale, di sganciamento dalla teologia con cui si identifica la modernità in quanto tale. Perché per la prima volta, come con la politica in Machiavelli, così la natura in Bernardino Telesio diventa spiegabile a partire dai suoi stessi principi e non tramite forze mitiche, religiose, morali, desunte da sfere altre rispetto alla natura stessa. Immanentizzazione radicale tale per cui la natura diventa autonoma. Diventa, potremmo dire, questa la base su cui germoglierà la rivoluzione scientifica stessa, l'idea di una natura non più sottoposta a principi che non siano desunti dalla natura stessa. Il terzo punto, abbiamo detto, materia come possibilità, immanenza radicale, e poi quello che potremmo definire, e qui Bloch si sofferma soprattutto su Giordano Bruno, il panteismo eroico. Per il tema del nostro corso, il rapporto soggetto-oggetto, questo è particolarmente importante perché in questo Rinascimento italiano non vi è ancora l'idea che si affermerà soprattutto con la modernità cartesiana, con la modernità empiristica, del dualismo radicale fra soggetto e oggetto. Non vi è ancora in questi autori l'idea che l'oggetto sia pura presenza, avrebbe detto Heidegger, no? L'essente pensato come presenza data che deve essere rispecchiata, no? Giordano Bruno in questo è chiarissimo. In Giordano Bruno non c'è la contrapposizione oppositiva fra soggetto e oggetto. Soggetto e oggetto si identificano in una sorta di panteismo, kai en pan, no? En kai pan, l'uno è tutto, l'uno è tutto.
No, questo è ben espresso in moltissimi passi della produzione di Bruno, questa idea dell'enkaipan, e che trova la sua formulazione più chiara, come sapete, nel testo degli Eroici Furori, nel famoso mito di Ateone, in cui Giordano Bruno, tramite il ricorso, come era solito fare, alle forme desunte dai miti antichi, immagina questo processo di immedesimazione totale tra soggetto e oggetto, fra natura e spirito, potremmo dire, no? Il mito narra, come sapete, del cacciatore Ateone che scorge la dea ignuda a fare il bagno, no? E per ciò stesso viene punito dalla dea perché viene trasformato a sua volta in un cane, in una preda, scusate, viene divorato dai suoi stessi cani, no? Mito terribile, sincervo esattamente. Allora, Giordano Bruno rilegge questo mito, no? Che era un mito con cui i greci di fatto punivano come loro solito la hybris umana, no? Il voler valicare il confine, il metron, la giusta misura, ciò che divide l'umano dal divino, il giusto dall'ingiusto, la misura dall'eccesso, potremmo dire, rilegge questo mito in forma panteistica, perché appunto dice quel mito, secondo Giordano Bruno, la profonda unità ontologica, potremmo dire, di soggetto-oggetto, di natura e spirito, no? La natura è un tutto che si articola in parti diversificate. Questo è un punto su cui appunto insiste molto Ernst Bloch, e che poi, appunto, questi sono i tre punti che lui identifica. Ne potremmo anche ricavare un quarto, eh. Io seguo Ernst Bloch, ma mi smarco anche da lui in alcuni passaggi. Il quarto punto, secondo me, è importantissimo per comprendere il Rinascimento italiano, che è in parte legato all'idea della materia come possibilità, è quello a cui già facevo cenno, che è la possibilità dell'umano di autodeterminarsi. Questo è un punto importante del Rinascimento italiano, di cui la massima espressione, secondo me, è data, al di là di tutto, ancorché sia un'idea abbastanza condivisa, dalla Oratio de Hominis Dignitate di Pico. Siamo nel 1486, tutti abbiamo letto, o dovremmo avere letto, l'orazione di Pico, perché potremmo dire il manifesto programmatico del Rinascimento italiano, no? Quella orazione magnifica di Pico della Mirandola, questo dice: la possibilità dell'uomo di autodeterminarsi liberamente tramite le proprie azioni. Non c'è un destino, un fato, no? Pico della Mirandola, come sapete, se la prende proprio con l'astrologia su queste basi, no? Per il fatto che l'astrologia pretende di imporre agli uomini un fato a cui adattarsi passivamente. Niente affatto, dice Pico. L'astrologia è negativa, mentre invece la magia è qualcosa di positivo a quell'epoca. Questo è un punto importante, la distinzione fra astrologia e magia, perché l'astrologia pretende di inchiodare l'uomo a leggi fisse e immutabili, indipendenti dalla sua volontà. La magia, invece, e come vedremo è una cifra del Rinascimento delle selve tedesche, secondo Bloch, è un modo di potenziare la possibilità umana di agire. Magus deriva da una parola anche tedesca, no? Che è legata al fare, no? L'idea di colui che agisce, che fa, che opera liberamente, che sottomette la natura operando praticamente in essa. Allora, in questa orazione del 1486, Pico questo dice: l'uomo è libero di autodeterminarsi, è una creatura, potremmo dire, con Nietzsche, è un animale non ancora stabilizzato. In al di là del bene e del male, Nietzsche usa questa immagine. L'uomo è un animale non ancora stabilizzato, in che senso? Nel senso che, a differenza di tutti gli altri, di tutte le altre creature che sono inchiodate al loro ruolo fisso, no? Il castoro che fa la diga, l'ape che in maniera, potremmo dire, necessaria svolge le proprie funzioni, produce le proprie celle con una precisione che farebbe invidia al miglior architetto, come dice Marx nel Capitale. Ebbene, la differenza sta nel fatto che l'uomo è l'unico animale che è libero, dotato di libero arbitrio, dotato della possibilità di autodeterminarsi. È l'unico che può liberamente, potremmo dire, citando Pico della Mirandola, innalzarsi a Dio o abbassarsi agli animali. Innalzarsi a Dio o abbassarsi agli animali. Questa è la specificità che fa dell'uomo qualcosa di superiore agli animali, ma nell'orazione di Pico sembrerebbe anche qualcosa di superiore agli angeli stessi, che non hanno la possibilità di determinarsi liberamente. Solo l'uomo agendo può autodeterminarsi con le proprie azioni, può salire fino a Dio o abbassare, il grande tema dell'indiarsi, no? Per usare
l'espressione di Dante, l'indiarsi tramite le proprie azioni, oppure diventare un bruto tramite le proprie stesse azioni. Questo è un tema molto importante che, come vedremo, nella modernità verrà ampiamente obliato, dominerà una visione inflessibilmente meccanicistica in ampio tratto della modernità. Un punto che mi piacerebbe sviluppare se vi fosse il tempo, ma che invece dovrò solo citare rapidamente, è che appunto Bloch mette bene in luce il fatto che questo panteismo che enfatizza la libertà umana di agire, questo panteismo che radicalizza l'immanenza, è un panteismo eroico. Dicevamo il rinascimento degli eroi italiani, un rinascimento solare, dice anche Bloch, no? In maniera immaginifica. È un rinascimento eroico perché tutti questi protagonisti del Rinascimento italiano, pensate a Campanella, pensate a Giordano Bruno, pensate a Giulio Cesare Vanini anche, per citarne alcuni molto diversi fra loro, sono pensatori che non si limitano, potremmo dire, a concepire la filosofia come pura conoscenza. Questo è un punto molto importante, perché la modernità, e questo si avverte, se ne avvertono gli strascichi ancora oggi, la modernità penserà essenzialmente che la filosofia sia conoscenza. Sarà quella che nel nostro corso chiameremo la teologia gnoseologica. Cioè il fatto che nella modernità prevalga come dominante l'idea, la domanda fondamentale, ecco, potremmo dire, come posso conoscere il mondo? Come posso conoscere l'oggetto? Come posso rispecchiarlo correttamente? Quando Cassirer scrive il suo fortunato studio sulla storia della filosofia moderna, lo intitola non a caso Il problema della conoscenza, l'Erkenntnis Problem, no? Il problema del conoscere nella filosofia moderna, dando per scontato, lui che è allievo di Kant in qualche misura, l'idea che il problema, la Grundfrage direbbero i tedeschi, il problema fondamentale della modernità sia quello della corretta conoscenza del mondo. Come posso conoscere il mondo? In un oblio integrale di altre domande altrettanto importanti per la filosofia, come ad esempio quella: come posso cambiare il mondo? Come posso agire nel mondo? Chi l'ha detto che la filosofia, magari rubricata come teoretica, debba occuparsi solo della conoscenza? Chi l'ha detto che la sfera teoretica conoscitiva esaurisca il campo di possibilità della filosofia? Come vedremo, nella modernità sarà così effettivamente, dominerà e sarà egemonica la teologia gnoseologica, che si reggerà proprio sull'idea di un rapporto tra soggetto e oggetto come pure presenze contrapposte. Ma in questo rinascimento eroico italiano ancora non è così. Perché in questo rinascimento eroico italiano l'oggetto, l'abbiamo visto con Giordano Bruno ad esempio, non è qualcosa di altro rispetto al soggetto, non è una presenza data che deve essere rispecchiata e conosciuta. La filosofia si determina in questi autori come prassi concreta, come agire nel mondo. Pensate appunto alla filosofia. La filosofia italiana è sempre una filosofia civica, su questo ha ragione nei suoi studi. Mi sfugge il nome. Ciliberto, Michele Ciliberto, è un grande storico della filosofia di Giordano Bruno e della filosofia italiana, ma l'aveva già detto bene anche Garenne, no? La filosofia italiana è una filosofia civile in quegli anni, una filosofia impastata di politica, potremmo dire. Non potete capire nulla di questi autori se non li pensate all'interno del comune, no? Della città in cui vivevano e operavano, no? Proprio come non potete capire nulla dei cosiddetti presocratici, pensatori dell'origine, prescindendo dalla polis concreta in cui vivevano, no? È una filosofia che non pensa a come conoscere il mondo, pensa anche a quello, ma pensa anche a come agire nel mondo, a come operare politicamente, no? Machiavelli, pensate, no? E appunto è dice Bloch, un rinascimento eroico. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che uno dei tratti fondamentali di questi autori è la coerenza pratica, potremmo dire. Il fatto che agiscono e che pagano sulle loro pelle le conseguenze della loro azione. Pensano in qualche misura che l'oggetto non sia una presenza che sta lì e che debba essere rispecchiata a prescindere dal soggetto, ma che si dia invece un rapporto inscindibile fra il soggetto e l'oggetto. Giordano Bruno,
che va sul rogo a Campo dei Fiori, Giulio Cesare Vanini, che va anche egli sul rogo, Campanella che viene imprigionato e torturato. Sono altrettanti esempi di questo eroismo di chi pensa che la filosofia non abbia da rispecchiare un oggetto che sta lì, ma abbia da testimoniare eroicamente in un'unione inscindibile di soggetto e oggetto, potremmo dire. Qui, come vedremo, la scissione originaria che sta alla base della modernità è quella fra due concezioni diverse del rapporto soggetto-oggetto. Questa rinascimentale italiana, soggetto-oggetto inscindibili, l'uno tutto, e la concezione invece, come vedremo, che sarà dominante con Cartesio, ma che già prende forma in quello che geograficamente non potrebbe essere, potremmo dire, che definito come un rinascimentale non italiano, ancorché sia italiano, no? Galilei, no? Galilei pensa a un rapporto soggetto-oggetto che non a caso è il frutto esso stesso della rivoluzione scientifica, è il frutto esso stesso della moderna prestazione di senso della scienza. Qui, come vedremo, si aprirà anche, non dico la scissione, che sarebbe prematuro vedere in questi autori, ma sicuramente un rapporto tensionale fra la scienza e la filosofia. Perché appunto, mentre il Rinascimento eroico italiano, con Giordano Bruno ad esempio, pensa l'eroismo della testimonianza vissuta, il Rinascimento invece, chiamiamolo così, non italiano, di cui Galilei, che pure è italiano, rappresenta la massima espressione, è quello che pensa il soggetto e l'oggetto come profondamente diversi fra loro e tali per cui non c'è bisogno di compiere un gesto di eroismo, no? L'oggetto sta lì comunque, a prescindere dal fatto che tu testimoni per esso. Potremmo dire che nella diversa attitudine di Galilei e di Giordano Bruno è possibile inferire un diverso rapporto fra il soggetto e l'oggetto. Perché appunto per Galilei è possibile compiere la biura per il fatto che la certezza scientifica, l'idea del rispecchiamento esatto di un oggetto dato, non implica che il soggetto testimoni in prima persona con coerenza fino in fondo, magari pagando sulla propria pelle le conseguenze di quella testimonianza. Galilei può benissimo compiere la biura per il fatto che le sue certezze sono indipendenti da lui come soggetto. Se anche lui le nega, stanno lì. Anzi, sono tanto più certe quanto più non dipendono dalla sua soggettività in carne ed ossa, potremmo dire. Potremmo dire così. Laddove invece Giordano Bruno, ma lo stesso potremmo dire, badate bene, di Socrate, ad esempio, se avesse compiuto la biura di Galilei, avrebbe perciò stesso invalidato la propria teoria filosofica, l'avrebbe dichiarata falsa. Proprio perché la teoria filosofica di Giordano Bruno non era un corretto rispecchiamento di un oggetto dato e preesistente in forma indipendente rispetto al soggetto. La verità di Giordano Bruno era una verità di tipo filosofico che implicava un'unione inscindibile, potremmo dire, di soggetto e oggetto, di filosofia e di pratica esistenziale. Karl Jaspers ha scritto a questo proposito un bellissimo libro intitolato La fede filosofica, in cui sostiene che in Giordano Bruno, e proprio lo fa sostenendo l'antitesi fra Giordano Bruno e Galilei, si dia proprio quest'idea della fede filosofica. La filosofia è più simile alla fede che non alla scienza, dice Jaspers, in questo, per il fatto che il filosofo crede soggettivamente anche al proprio oggetto e non è disposto ad abiurare, poiché qualora abiurasse, inficerebbe perciò stesso la validità, potremmo dire, la verità della propria presa di posizione. Qui appunto la scissione fra Galilei e Giordano Bruno, fra chi in nome della propria verità è disposto ad andare a morire a Campo dei Fiori e chi invece compie la biura perché tanto sa che le proprie certezze restano certe anche a prescindere dalla sua personale operatività, potremmo dire, segna esattamente il distacco, la scissione originaria, potremmo dire, che attraversa la modernità fra una concezione del soggetto e dell'oggetto pensati o come inscindibili, Giordano Bruno, oppure come autonomamente indipendenti e tali da produrre quella gnoseologia assolutizzata che caratterizzerà la modernità, tale per cui l'oggetto sta lì a prescindere da noi e noi dobbiamo semplicemente rispecchiarlo così com'è. No? Idea che oggi torna di moda con i realismi, come sapete, e che in qualche misura corrisponde a un
alla communis opinio, no, della gente, l'idea che il soggetto e l'oggetto siano separati, indipendenti, che ci sia una realtà esterna autonoma rispetto a noi, potremmo dire banalmente. Giordano Bruno invece, potremmo dire, mette in discussione questo pagando sulla propria pelle, sulla propria carne viva, le conseguenze della propria fede filosofica, avrebbe detto Jaspers, no? Ovviamente che le certezze di Galileo siano indipendenti dal suo scopritore è evidente questo, no? È ovvio che per la scienza non ha senso che ci sia il soggetto all'interno delle proprie scoperte, no? È evidente questo. Il problema, come vedremo, è che la filosofia moderna tenderà essa stessa ad appiattirsi su questo canone della scienza. La filosofia moderna, come teologia gnoseologica, tenderà ad appiattirsi su questo modello, già a partire da Cartesio. Cartesio, chiedetevi, è più simile a Giordano Bruno o a Galilei? Questo è il punto. Cartesio era, che è un filosofo per molti versi agli antipodi rispetto all'eroismo rinascimentale italiano, un filosofo pavido Cartesio, rinuncia a pubblicare le sue opere, parte delle sue opere, perché è terrorizzato dalla vicenda di Galilei, perché è terrorizzato dalla vicenda di Giordano Bruno. Non le pubblica, compie anche lui potremmo dire, la biura. Compie la biura perché in qualche misura è convinto, come Giordano, come Galilei, che le proprie scoperte, le proprie certezze possano tranquillamente imporsi a prescindere dalla sua testimonianza. In qualche misura, con Cartesio, la filosofia stessa tende ad essere riassorbita nel campo della scienza, id est, direbbe Heidegger, della corretta rappresentazione da parte del soggetto che rispecchia in maniera esatta un oggetto dato. Non dimenticate questa definizione. È costruita in ampia parte su questa definizione il Nietzsche di Heidegger o anche lo studio sul nichilismo europeo. Cioè, a partire da Cartesio, ma potremmo dire già da Galilei, si verifica una dominanza assoluta del paradigma scientifico, il quale tende ad assorbire nel proprio campo gravitazionale ogni forma di sapere. No? La corretta rappresentazione dell'oggetto, che è il modo in cui fisiologicamente e correttamente procedono le scienze, tende a imporsi come unica forma di sapere valido, traducendo perciò stesso il problema della verità filosofica in problema del corretto accertamento del mondo pensato come oggetto dato da parte del soggetto. Heidegger lo tematizzava questo, addirittura Heidegger in maniera, potremmo dire, retrospettiva, vedeva questo passaggio operativo già in qualche misura in Platone. In Platone il concetto di aletheia, no, di disvelamento di una totalità, tende già a tramutarsi in concetto di ortotes, di accertamento esatto, potremmo dire, no? Le idee in Platone sono, sia pure pensate come pensieri, non come realtà oggettiva, materiale, sono qualcosa che sta di fronte a noi in maniera oggettiva e che noi dobbiamo rispecchiare. Modello del rispecchiamento oggettivo. Ora, secondo Heidegger, nella modernità colui che celebra i fasti di questa visione corrispondentista, per la quale resta fondamentale il paragrafo 44 di Essere e Tempo, la adequatio rei et intellectus come cifra della moderna filosofia ricondotta al canone della scienza, il paragrafo 44 di Essere e Tempo, è Cartesio. Cartesio, cioè, riporta, come vedremo, il concetto di verità filosofica all'interno del paradigma della scienza. Non c'è, nella modernità, almeno fino all'idealismo tedesco, la verità filosofica tende a sovrapporsi, meglio a essere riassorbita nella certezza scientifica. Sei nel vero quando cioè sei nel certo, cioè rispecchi in maniera esatta il mondo oggettivo. Dominerà cioè la pura ratio scientifica, Gentile direbbe il logo astratto, Hegel direbbe l'intelletto astratto, che pensa la realtà come realtà data che deve essere rispecchiata, come puro oggetto inteso come presenza, potremmo dire. Questo è il punto fondamentale da mettere bene in chiaro già da ora. La realtà, come dice Heidegger, a partire dal connubio letale, potremmo dire, di intelletto astratto e di ragione scientifica, con cui si inaugura la rivoluzione scientifica stessa, tutto l'essente tende
tende a essere concepito come pura quantità misurabile, come oggettività data a prescindere da noi che deve essere rispecchiata. Appunto, il certo della scienza si ingloba, potremmo dire, il vero della filosofia. Questo è interessante perché appunto permette già in prospettiva di vedere l'evoluzione della modernità, in cui appunto Cartesio è un epigono di Galilei e non di Bruno in questo, potremmo dire, e vedremo in che senso. Questo permette anche di capire in che senso, capite bene, che nella moderna scienza non si registrino atti di eroismo, non ci sono eroi nella scienza appunto resta legata a questa idea dell'oggetto dato in nome del quale il soggetto non deve sacrificarsi, tanto l'oggetto sta lì in ogni caso. Non si registrano, potremmo dire, nella modernità episodi di martirio scientifico, laddove invece nella modernità filosofica si registrano episodi di martirio filosofico. Giordano Bruno, Giulio Cesare Vanini, fino ad arrivare a Gramsci, Bonhoeffer, Edith Stein e così via, no? Questo è il punto. Ora uno potrebbe dire giustamente, ma la scienza non ha bisogno del martirio, la scienza si limita a rispecchiare gli oggetti scientificamente e opera correttamente nel suo campo di indagine. Quindi Galilei è perfettamente nel giusto quando compie la biura. Su questo punto rimando al bellissimo testo di Bertolt Brecht, La vita di Galilei, in cui tramite la bocca dei protagonisti, l'aiutante di Galilei rinfaccia a Galilei il fatto che compiendo la biura ha in qualche misura dissacrato, potremmo dire, l'idea di una ricerca critica della verità. Ecco, questo sì, si può dire. Compiendo la biura, Galilei come scienziato agisce probabilmente bene, ma in qualche misura, da un punto di vista filosofico, compie una biura rispetto alla pretesa veritativa di ricerca critica. In questo senso è un malfattore, come viene qualificato nell'operetta di Brecht, no? Un malfattore dal punto di vista della ragione filosofica. Mentre invece Bruno coerentemente testimonia fino in fondo la propria coerenza. In questo Bruno è socratico, se volete. Socrate per primo, in maniera così radicale, aveva mostrato per il filosofo la necessità di accordare parole e azioni, l'impossibilità di distinguere la propria soggettività dall'oggettività. C'è un passaggio molto bello dell'Achete platonico, in cui uno degli interlocutori di Socrate lo definisce un musikos aner, un uomo musicale. In che senso? Nel senso che l'accordo strepitoso fra le parole e le azioni, fra la vita e i pensieri di Socrate produce un'armonia stupenda. Potremmo dire che Socrate non è, potremmo dire, disgiunto dal mondo sociale, politico in cui vive, è inseparabile rispetto ad esso. Socrate produce una magnifica armonia per il fatto che non è un soggetto disgiunto dal suo mondo, è perfettamente organico al suo mondo, non contraddice le logiche del suo mondo, ma in qualche misura cerca tutt'al più di riformarle dall'interno, no? Vi ricorderete sempre il passaggio del Critone in cui viene offerta a Socrate la possibilità di evadere e Socrate la rifiuta dicendo che sarebbe, ciò equivarrebbe a violare le leggi della patria e della polis, cioè di quell'istituzione a cui dobbiamo tutto. Non bisogna mai violare le leggi della patria e della polis, bisogna tutt'al più riformarle dall'interno, cambiarle, no? Perché appunto per il greco in generale è impensabile quello che invece per noi è follia ordinaria, che l'individuo stia al di sopra della comunità etica in cui vive, che l'individuo sia autonomo rispetto al mondo sociale, politico in cui è situato. L'individuo è sempre parte integrante di una communitas, non è separato, può riformarla dall'interno, ma non può esistere senza di essa. Appunto, Giordano Bruno, mutatis mutandis, opera socraticamente, come Socrate è un esempio di eroismo rinascimentale, potremmo dire con Bloch. Nell'apologia di Socrate, Platone mette bene in luce questo eroismo socratico su più fronti, no? Socrate è eroico in guerra, no? Dice che ha sempre mantenuto la propria posizione in guerra, non ha mai voltato le insegne per fuggire, ha sempre combattuto politicamente in maniera coraggiosa. Socrate
È sempre stato coraggioso nel dire parresiasticamente la propria verità, in questo senso è un moderno, dice Foucault, no? Dice parresiasticamente la verità anche contro il potere. E poi Socrate, appunto, testimonia sulla propria carne viva la verità di cui è portatore. Socrate paga, sconta sulla propria pelle la pena del dire la verità alla polis. Per questo nell'Apologia viene definito il dono del Dio alla città. Si dona lui stesso alla città per redimerla. Per quel che riguarda rapidamente il rinascimento delle selve oscure germaniche, come lo chiama Bloch, sarò telegrafico su questo punto, esso coincide di fatto con l'idea tipica di Paracelso e di Böhme, secondo cui in qualche misura l'alchimia e la magia siano il modo fondamentale con cui l'uomo si rapporta al mondo, potremmo dire sinteticamente. Cioè un altro tipo di rinascimento alternativo a quello della ratio strumentale calcolante della rivoluzione scientifica, un rinascimento che pensa in termini diversi la modernità e che naturalmente sarà sconfitto, potremmo dire, dal terzo rinascimento, quello che avrete già capito è quello trionfante, quello inglese. È un rinascimento che appunto tramite la magia e l'alchimia non annulla l'uomo, come tendenzialmente si potrebbe essere indotti a pensare, ma ne valorizza in maniera esponenziale le forze, no? Bloch mostra bene come la magia fosse intesa da tutti questi autori come una forza che potenzia l'uomo, gli permette di agire direttamente sulla natura. A questo proposito, ricordo la definizione che il nostro Giordano Bruno dà della magia nell'opera dedicata appositamente a questa pratica, no? Sulla magia, dove dice Bruno, e questo potrebbe essere la cifra del rinascimento delle selve oscure germaniche, magus significat sapientem cum virtute agendi. Allora, il mago è il sapiente che ha la virtù di agire, la virtù di agire. Questo vuol dire, appunto, tradotto in soldoni, che nel Rinascimento germanico, come anche in quello italiano, sia pure tramite moduli espressivi e forme filosofiche molto diversificate, è ben radicata l'idea che la filosofia, in generale il rapporto dell'uomo con il mondo, non sia quello solo del conoscere un oggetto pensato come esterno rispetto a noi, ma è un'azione continua nel mondo. Responsabile, pensate a Pico della Mirandola, immanente, pensate a Telesio e a Machiavelli, dove comunque è prioritaria sempre la dimensione dell'agire, del fare. Enfatizzo molto questo aspetto del fare perché, come vedremo, tenderà a essere in larga parte obliato nella filosofia moderna, che penserà il fare solo nei termini, potremmo dire, reificati della tecnica e dell'agire sulla natura, ma mai come fare morale, pratico, operativo all'interno della società, fino almeno a Kant e poi all'idealismo tedesco. Questo è il punto fondamentale. Cartesio, come vedremo, è uno snodo decisivo per capire questo. In Cartesio la dimensione pratica è del tutto inesistente, di fatto, del tutto inesistente. E appunto con questo vengo al terzo tipo di rinascimento, molto rapidamente, che è quello inglese. Prego. Sulla figura di Goethe, Sì. Beh, quando parleremo di Schelling, naturalmente torneremo su Böhme, anche su Bruno, che sono due autori che l'hanno molto ispirato in questo senso. Jacob Böhme è stato, se vuoi, un mistico anche, un mistico pensatore di questo rinascimento germanico, come lo chiama Ernst Bloch, che ha pensato essenzialmente a un rapporto diverso fra soggetto e oggetto, un rapporto in cui l'oggetto non è pura presenza, ma è qualcosa su cui puoi intervenire tramite forme come la magia, ad esempio, forme come l'azione mediata dall'alchimia e da forme, potremmo dire, altre. Nella modernità questo è anche appunto l'idea di un rapporto uno-tutto, anche in Böhme è ben radicata. L'idea fondamentale che lui mette in luce, come anche Paracelso, è che in qualche misura l'oggetto non sia una pura presenza data, non è una presenza data da rispecchiare. Qui dobbiamo fare, direbbe Husserl, époque rispetto alle nostre convinzioni. Noi siamo
tutti bene o male convinti, anche se non aderiamo al nuovo realismo, che in qualche misura la realtà sia oggettivamente data anche se noi non ci fossimo. Ecco, mettiamola così. È qualcosa che preesiste e che è indipendente rispetto a noi. Come vedremo, il senso un po' di questo corso sarà quello, non solo tramite questi autori, ma poi soprattutto tramite l'idealismo e Gentile, a partire anche da oggi, col seminario che parte oggi su Gentile, di disarticolare questa ideologia, se volete, questo rapporto ingenuo di soggetto-oggetto. Quindi in questo senso Böhme è un autore anche importante da questo punto di vista. Comunque, sarebbe bello fare un corso anche su di lui, però appunto in 36 ore non possiamo fare un corso se non generale su alcuni autori. Anzi, io sono molto dispiaciuto che ne salteremo molti anche interessanti, però in 36 ore, capite? Fate una prova anche mentale, come si fa a fare? Sì, bisognerebbe farlo annuale, un corso di storia della filosofia solo moderna, e poi uno annuale di storia della filosofia contemporanea, ovviamente. Il terzo tipo di rinascimento, quello inglese, quello che Bloch chiama la corrente fredda del rinascimento, no? Bloch usa sempre questa dicotomia fra corrente calda e corrente fredda, no? Giusto o sbagliata che sia, sicuramente efficace a livello immaginativo. Lui dice che anche nel cristianesimo c'è una corrente fredda e una corrente calda. La corrente fredda è quella alleata con il potere, mentre la corrente calda è quella che in nome del regno di Dio propone il rovesciamento dei troni e del potere e l'instaurazione della giustizia in terra. Ora, anche nel Rinascimento, dice Bloch, abbiamo un rinascimento caldo, che è quello solare, italiano, mediterraneo, se volete, e un rinascimento invece freddo che è quello inglese. Ora, al di là della temperatura climatica effettiva dell'Inghilterra, è freddo il rinascimento inglese perché si basa sul calcolo, potremmo dire. La sua cifra è la ratio calcolante, che è, potremmo dire, la unione inscindibile della rivoluzione scientifica e delle leggi della produzione capitalistica. Rivoluzione scientifica e produzione capitalistica, apparentemente slegate fra loro, costituiscono per Ernst Bloch, ma non solo per lui, due momenti intrecciati, reciprocamente innervati, se volete, no? La rivoluzione industriale conia il lessico fondamentale, conia gli strumenti privilegiati, la ragione calcolante, l'idea della realtà dell'essente ridotto a quantità scomponibile e calcolabile come pura presenza. Costituisce, potremmo dire, il fondamento sovrastrutturale della struttura, cioè del nuovo rapporto di forza capitalistico della produzione, come vedremo, che si basa esso stesso sull'idea che tutto sia materia oggettiva, che tutto sia datità a prescindere dal soggetto che deve adeguarsi ad essa. Appunto, Ernst Bloch mostra molto bene come rivoluzione scientifica, nuovo mondo della produzione febbrile capitalistica, trovi nei porti inglesi il proprio luogo originario, la propria scena originaria, direbbe Freud, no? L'idea appunto è che questo rinascimento, che sarà poi quello vincente, sia il rinascimento in cui prende forma la modernità capitalistica, potremmo dire. Io, a differenza di Bloch, non vedrei puramente in maniera così nazionale il Rinascimento che lui chiama inglese. Come vedremo, Cartesio stesso è in qualche misura colui che tiene a battesimo il soggetto ideale di questo Rinascimento. Cartesio stesso deve essere letto in questa luce, come anche abbiamo tempo già oggi, già da oggi proveremo a fare. Cioè, l'idea fondamentale di questo Rinascimento è che in qualche misura calcolo scientifico, ragione astratta, produzione, siano in qualche misura, formino in qualche misura una costellazione unitaria, una costellazione unitaria che sarà quella vincente nella modernità, della quale io qui voglio sottolineare, forse anche ossessivamente, un aspetto. Cioè l'idea che per questo rinascimento, a differenza degli altri, ed è questa la concezione che attraverserà diagonalmente la modernità, almeno fino a Kant e all'idealismo tedesco, che la rovesceranno naturalmente, è quella per cui soggetto e oggetto sono presenze. Uso qui la grammatica di Heidegger. Presenze date, punto primo. Soggetto e oggetto come oggetti, in qualche misura come res, dirà Cartesio, contrapposte e autonome, esistenti in spazi ontologici differenti, primo. Secondo,
che il compito, data questa ontologia dualistica, no? Di soggetto-oggetto, che il compito del soggetto consista nell'adeguarsi all'oggetto. Questo è il punto. Conoscendolo, cioè rispecchiandolo nella sua datità, e politicamente adattandosi al mondo, come vedremo. Sono inscindibili qui le istanze teoretico-gnoseologiche e le istanze sociopolitiche. Questo è un punto da non dimenticare. Dicevo appunto che in questo non seguo Bloch, no? È utile questa sua tripartizione del Rinascimento, no? Può essere utile come idea guida, però oblia completamente il Rinascimento francese, eh? Come collocare Montaigne rispetto a questa partizione, ad esempio? Come collocare Cartesio, no? Potremmo dire Montaigne, se ci atteniamo al lessico di Bloch, rientra nel Rinascimento italiano in qualche misura, mentre invece Cartesio in quello inglese. Qui appunto non ha alcuna tenuta la distinzione di Bloch. Nei nostri prossimi incontri, ma già a partire da oggi, proveremo a mostrare come, ben presente, tenendo sempre ben presente questa miriade di possibilità con cui si apre il Rinascimento, nella modernità ne dominerà una, che potremmo con Bloch chiamare quella del Rinascimento inglese, ma potremmo anche chiamare come svolta cartesiana, come vedremo, la svolta cartesiana, senza la quale non ci sarebbero, tra l'altro, moltissimi dei pensatori inglesi, no? Hobbes e Locke senza Cartesio non ci sarebbero, no? Come ben sapete, approfondiscono, criticano e sviluppano il discorso di Cartesio, questi autori, compiono hegelianamente un Aufhebung di Cartesio, no? Lo superano, lo conservano e lo rinnovano, sviluppandolo. E in questo senso è da Cartesio che bisogna partire, come luogo in cui tramite la svolta cartesiana si impone una nuova forma dominante di modernità. In questo i manuali hanno ragione quando dicono che Cartesio è l'autore da cui partire per capire la modernità. Ma bisogna anche precisare, perché il diavolo si nasconde nel dettaglio, che la modernità non si apre con Cartesio, si apre con la rinascimentale possibilità di partenze molteplici rispetto alle quali dominerà effettivamente quella cartesiana, che è una delle possibilità. Non è necessario che la modernità si apra con Cartesio, no? È una delle possibilità con cui si apre. Appunto, bisogna quindi partire da Cartesio e in particolare partire da quella che io chiamerò in queste lezioni la scissione originaria del moderno, a partire da due possibili modi di concepire il soggetto che sono altri rispetto a quelli che abbiamo qui declinato e che mettono capo a Cartesio e a Montaigne. Quando si vuole parlare del soggetto moderno, bisogna partire da questa scissione originaria. Hegel, nelle lezioni sulla storia della filosofia, dice bene che la modernità è l'epoca del soggetto, l'epoca in cui la filosofia non riflette più sull'oggetto, ma riflette sul soggetto. Questa definizione è esattamente corretta, ma insieme insufficiente, potremmo dire. Corretta perché coglie effettivamente il punto, ma insufficiente perché non ci dice nulla sul soggetto. Quale soggetto? Il soggetto cartesiano si afferma in contrapposizione con quello di Montaigne, come vedremo. Per cui avremo, potremmo dire, due grandi possibilità. Il soggetto di Cartesio, che è il soggetto ideale della scienza, ricalcato sul piano della scienza, il soggetto che procede accertando il mondo, il soggetto ridotto al ruolo di rispecchiatore del mondo, inerte, che avanza mascheratamente, senza prendere posizione rispetto al mondo in cui vive, l'arvatus prodeo, il motto di Cartesio, da una parte, il soggetto che si dimentica di sé e si sacrifica all'oggettività data del mondo, e dall'altra parte invece il soggetto di Montaigne, minoritario, carsico, potremmo dire, nella modernità, che è il soggetto che invece investe completamente sul proprio sé, sulla sincerità. Potremmo dire il soggetto di Cartesio è il soggetto della certezza scientifica, il soggetto di Montaigne è il soggetto della sincerità. Lo sforzo degli essai di Montaigne è quello di provare a dire sinceramente tutto su di sé. Questo è un libro sincero, lettore, dice Montaigne negli essai. E nell'esordio del libro dice: l'oggetto di questo libro sono io stesso. Il soggetto e oggetto coincidono in questo caso, nel senso che è il soggetto che si fa oggetto a se stesso.
In Montaigne, in Cartesio, invece, scusate, in maniera diametralmente opposta, vi sarà l'oblio completo del soggetto. Cartesio scopre il soggetto moderno, come dicono i manuali, ma al tempo stesso lo oblia completamente. Quello che è veramente importante diventa l'oggetto, come cercheremo di mostrare in queste nostre lezioni, no? In questo senso il motto di Cartesio, l'arvatus prodeo, che Cartesio dice nelle sue cogitazioni private, no? L'arvatus prodeo, avanzo mascheratamente, è in qualche misura il manifesto programmatico del suo stesso pensiero, no? Non dire mai fino in fondo la verità sulle cose, rinunciare a pubblicare le opere che potrebbero mettere a rischio la sua vita, ma poi è il motto stesso del soggetto moderno che Cartesio inaugura. Che è un soggetto che non ha interesse a essere autentico e sincero come quello di Montaigne, ma che appunto è interessato solo alla riproduzione corretta, indubitabile, esatta, al riparo dagli inganni del genio maligno del mondo oggettivo. Questo è il punto fondamentale. E come vedremo del pensiero di Cartesio, il quale anch'esso richiederebbe un corso a parte, ci soffermeremo soprattutto su due aspetti. Due aspetti che ci permetteranno di attraversare le sue opere. Primo, su quella che chiamerò la genesi formalistica del soggetto moderno, di cui già ho fatto cenno ora, e secondo, heideggerianamente, la riduzione integrale del problema della verità filosofica a certezza del soggetto rappresentante. Che cos'è la genesi formalistica del soggetto? Genesi formalistica astratta del soggetto, quella che sarà in qualche misura dominante da Cartesio nell'arco temporale racchiuso tra Cartesio e Kant. È l'idea appunto che il soggetto moderno sia un soggetto astratto, individuale, non comunitario, programmaticamente inchiodato al ruolo di conoscitore del mondo. Questo è il grande tema della soggettività quale prende forma nel mondo moderno a partire da Cartesio. L'idea appunto che questo soggetto si regga sulla delegittimazione integrale dell'esistenza comunitaria, perfettamente coerente con le logiche della moderna produzione capitalistica che deve delegittimare ogni sostanza comunitaria, potremmo dire, che non sia quella instaurata dal puro nesso di scambio della forma merce. Questo è il punto fondamentale. Avremo allora un processo che apparentemente, ricordatevi sempre quello che diceva Hegel, no? Se noi ci atteniamo al carnevale dossografico della filastrocca delle opinioni, sembra che ci siano mille autori che pensano in maniera astratta cose e opinioni per conto loro, no? La storia della filosofia come repertorio delle opinioni. Se noi invece seguiamo la logica di sviluppo di questo processo della modernità e del modo in cui ha pensato se stessa, ci accorgeremo che al di là delle differenze, al di là della caotica superficie, come dice Hegel, si dà una coerenza, un'intima coerenza del pensiero, per cui vedremo che il soggetto viene dapprima pensato in termini astratti e formalistici, l'ego cogitans di Cartesio. Poi viene pensato in termini espressamente antimetafisici e anticomunitari, e avrete l'homo homini lupus di Hobbes. Poi viene pensato in un ulteriore approfondimento come un soggetto egoistico proprietario, e avrete il soggetto di John Locke, il soggetto che entra in rapporto con gli altri al solo fine di tutelare la propria proprietà e la propria sicurezza individuale. Avrete poi, infine, come compimento di questo processo in sé unitario, il soggetto che deflagra, esplode, si riduce a puro flusso evanescente di percezioni e di desideri. Il soggetto di David Hume, no? Il fascio di percezioni. L'io come teatro evanescente delle percezioni. E tutto questo processo dovrà essere interrogato in coerenza con la logica del moderno sviluppo della produzione e della società. Cartesio dunque lo analizzeremo soprattutto in questa duplice prospettiva, il soggetto e la verità, il rapporto potremmo dire soggetto-oggetto, per rimanere coerenti con il tema del corso, che è appunto un problema che va a investire il tema del soggetto e il problema della verità del rapporto fra soggetto e oggetto, come si determina il soggetto e quando è nel vero il soggetto secondo Cartesio, questa potrebbe essere la domanda
da cui partire. Ora, la mia convinzione, che già più volte vi ho espresso e che qui torno a formulare, è che con Cartesio, ma anche con gli altri autori, della modernità e in generale della storia della filosofia, non si può assolutamente capire nulla prescindendo dal concreto quadro storico in cui operano. In questo senso vorrei partire da una citazione che fa Marx nel Capitale, forse un po' radicale, ma che permette di capire quello che voglio, l'orizzonte di senso, ecco, in cui vorrei collocare Cartesio. Scrive Marx nel Capitale: Cartesio, definendo gli animali come pure e semplice macchine, vede con gli occhi del periodo della manifattura, che sono molto differenti da quelli del Medioevo, quando si considerava l'animale come ausilio dell'uomo. Cosa sta dicendo Marx qui? Sta ponendo in connessione diretta la forma di pensiero di Cartesio e il mondo sociale e politico in cui vive. Cioè il fatto che Cartesio pensi l'animale come una bad machine, come un animale macchina, non è innocente e avulso dal mondo sociale e storico in cui vive, che è il mondo della manifattura, in cui tutto tende a essere riportato allo schema generale della macchina e della merce. Cartesio vede gli animali come macchine, non come aiuti domestici, come era nel Medioevo, non come esseri dotati di una loro vita. Faccio notare che nel secolo dei Lumi, Lametri, autore forse avrete sentito nominare, il medico e filosofo Lametri, scriverà un'opera intitolata L'uomo macchina, dove appunto potremmo dire, variando la formula di Marx, non vede il mondo con gli occhi della manifattura, ma vede già il mondo con gli occhi dell'industria, in cui l'uomo stesso diventa una macchina. Questo è il punto. L'uomo stesso diventa una macchina. Tutta questa logica, che per il carnevale dossografico delle opinioni e della filastrocca delle opinioni, come diceva Hegel, sono appunto pure opinioni che si susseguono, in realtà un modo in cui la storia si sviluppa e il pensiero la riflette nell'autocoscienza umana. No? Il fatto che Cartesio pensi l'animale come macchina, che Lametri pensi l'uomo come macchina, deve essere letto in parallelo con la logica di sviluppo della modernità e della produzione, evidentemente. No? L'uomo stesso diventa macchina. Tenete a mente, per capire questo aspetto, il bel film di Charlie Chaplin, Tempi moderni, no? Forse ve lo ricordate, l'uomo ridotto a macchina, che compie con brutalità e serialità meccanica i passaggi seriali, appunto, che dovrebbe compiere la macchina, no? Appunto, Cartesio non può essere compreso se non nella logica del moderno sviluppo della produzione e della società. Questo non vuol dire che Cartesio sia totalmente affine alle logiche di sviluppo della modernità capitalistica, no? Ha scritto molto, molto intelligentemente Etienne Gilson, sul cui manuale di storia della filosofia medievale magari avrete anche studiato. Etienne Gilson ha mostrato molto bene come in Cartesio vi sia tutta una batteria di argomenti e di influssi della scolastica medievale. Cartesio è ampiamente influenzato dalla scolastica medievale, il che rivela come Cartesio non sia un puro prodotto del suo tempo. È anche un prodotto del suo tempo, ma non può essere appiattito su di esso. Non potete pensare di limitare il pensatore al proprio tempo. Dovete capirlo a partire dal proprio tempo, ma poi provare anche a fare in qualche misura opera, come vedremo, di comprensione dell'irriducibilità del singolo pensatore, potremmo dire così. Il soggetto cartesiano è un soggetto, dicevo, astratto. In che senso? Per capirlo basta fare il confronto con il soggetto di Montaigne. Il soggetto di Montaigne è un soggetto concreto. Se voi leggete i saggi di Montaigne, trovate continuamente l'io narrante, che è anche l'oggetto del libro, come dicevo, che mette a nudo i propri difetti, le proprie debolezze, le proprie esperienze, no? Il tema dell'esperienza è decisivo in Montaigne, confessa continuamente se stesso, potremmo dire. Secondo una linea che dicevo è carsica nella modernità, ed è soprattutto francese, tra parentesi. La vedrete riemergere in Montesquieu con il suo elogio della sincerità, la vedrete poi culminare nelle confessioni di Rousseau. No? Nelle confessioni Rousseau fa un tentativo di radicalizzare l'opera di Montaigne, come vedremo, dire tutto del soggetto, anche gli aspetti più scandalosi e inconfessabili.
come vedremo. Il discorso invece che instaura Cartesio è un discorso che pone al centro un soggetto astratto. Del proprio sé non dice nulla Cartesio, fa astrazione. Il proprio l'io è soltanto un ego cogitans in Cartesio, puro pensare astratto. Anche se poi, come sapete, il cogitare in Cartesio, così lo esplicita bene nel Principia Philosophiae, è qualcosa di più ampio che il semplice pensare. Però appunto viene meno tutta la dimensione dei vissuti, delle esperienze che sono fondamentali per determinare il soggetto, che invece in Cartesio sembrano essere in qualche misura secondari. E quindi dal discorso sul metodo del 1637 che bisogna prendere le mosse per comprendere Cartesio e la scissione della modernità, così l'abbiamo chiamata, e il modo in cui si impone il nuovo soggetto moderno. Il discorso sul metodo potrebbe essere considerato, io credo, come un rovesciamento dell'itinerarium mentis in deum di Bonaventura. Perché appunto nel discorso sul metodo Cartesio instaura invece un itinerarium mentis in veritatem. Racconta in prima persona, come sapete, l'itinerario che l'ha portato alla scoperta del metodo e della verità, che meglio sarebbe dire certezza. Appunto, apro una piccolissima parentesi che conferma quanto già dicevo. Il paradosso è che nella modernità, come avrete già capito, certezza e verità diventano sinonimi, laddove invece sarà merito grandissimo di Hegel, introduzione, prefazione alla fenomenologia dello spirito, distinguere la verità dalla certezza. La scienza procede con certezze. L'acqua vada a bollire a 100 gradi è una certezza. La filosofia invece ha a che fare con la verità, che è un rapporto soggetto-oggetto, potremmo dire, tale per cui il soggetto non si limita a rispecchiare una parte della realtà conoscitivamente, ma in qualche misura conosce la totalità, conosce e valuta la totalità, come vedremo. Ora, la modernità confonde continuamente le due cose. In Cartesio la verità è la certezza, di fatto, è la certezza. Cartesio è insieme un filosofo e uno scienziato, come sapete. Non opera una distinzione di campi tra le due attività, potremmo dire. Chiusa la parentesi. Appunto è un itinerarium mentis in veritate, con cui appunto Cartesio vuole mostrare al lettore la via particolare che l'ha portato a conoscere la verità del metodo con cui procedere per non ingannare mai la propria mente, come sapete. E così nelle prime parti del discorso sul metodo, dice Cartesio proprio nell'apertura: mi piacerebbe mostrare in questo discorso quali vie ho seguito e rappresentare in esso la mia vita come in un quadro. No? Rappresenta la propria vita come in un quadro, ma in realtà rappresenta il metodo che ha raggiunto tramite la propria vita. Potremmo anzi dire, forse radicalizzando il discorso, che il discorso sul metodo di Cartesio è il primo Bildungsroman della modernità, il primo romanzo di formazione, in cui Cartesio narra come è arrivato un po' alla volta nella propria vita a concepire il metodo. Potremmo dire anticipa il Wilhelm Meister di Goethe, anticipa il grande romanzo storico ottocentesco. Anticipa anche, forse potremmo dire, quanto alla forma, l'itinerario stesso della fenomenologia dello spirito, che è un grande Bildungsroman della coscienza umana, come sapete. Pur con la differenza, che non è affatto marginale in verità, che il soggetto al centro del discorso sul metodo di Cartesio non è un soggetto storico, dialettico, contraddittorio e conflittuale, che diventa se stesso tramite l'immane potenza del negativo. Il soggetto di Cartesio è invece, sia chiaro, un soggetto conoscitivo, destoricizzato, desocializzato. Degli altri non c'è nemmeno cenno nel discorso sul metodo. Gli altri non esistono per Cartesio. Cartesio arriva a dimostrare l'esistenza di Dio, l'esistenza del mondo oggettivo, ma l'esistenza degli altri non è mai dimostrata. Nelle Meditazioni metafisiche addirittura c'è un passaggio molto famoso in cui Cartesio dice: mi affaccio alla finestra, vedo passare mantelli e cappelli, ma chi mi garantisce che sotto di essi vi siano degli altri esseri umani? Appunto è un tema che non mi sono inventato io, anche Husserl nelle Meditazioni cartesiane diceva che quello di Cartesio è un solipsismo trascendentale, manca la dimensione dell'intersoggettività in Cartesio.
Appunto, il discorso sul metodo mette in evidenza bene questa tendenza del soggetto a raggiungere, a formarsi e ad arrivare alla verità, dicevo. Fondazione della nuova soggettività anche, come si diceva, che si basa proprio, questo è un tema centrale per comprendere il discorso di Cartesio, sul congedo dalla tradizione. Se voi leggete il discorso sul metodo, è attraversato capillarmente, direi, da quest'idea: prendere posizione criticamente rispetto alla tradizione per congedarsene. Cartesio lo ripete continuamente: bisogna congedarsi dalla tradizione perché il sapere che abbiamo ricevuto in eredità non sta in piedi, è vacillante, pieno di dubbi, di incertezze, di punti che non reggono. Bisogna appunto emendarlo ricostruendo ex novo. L'immagine che usa Cartesio nel discorso sul metodo è quella della ricostruzione su nuove, più solide basi dell'edificio del sapere pericolante che ci è stato consegnato dai nostri predecessori. È interessante il fatto che questo sia un discorso sul metodo. La modernità si produce in molteplici discorsi sul metodo, dove la domanda fondamentale è sempre la stessa: come posso conoscere esattamente il mondo? Come posso conoscere esattamente il mondo? C'è un'indagine sul come procede la conoscenza, ancor prima del modo in cui essa effettivamente opera, no? Lo trovate in Cartesio, lo trovate nel saggio sull'intelletto umano di Locke, lo trovate addirittura nella prima critica di Kant: come posso conoscere? Hegel si farà beffe di questo modo di procedere tramite discorsi sul metodo, come sapete. Nell'Enciclopedia delle Scienze Filosofiche, Hegel, prendendosela soprattutto con Kant, ma potremmo dire noi retrospettivamente anche con Cartesio, con Locke e con tutti gli altri artefici dei discorsi sul metodo, Hegel dice che chi vuole indagare su come è possibile la conoscenza prima che essa sia operativa è del tutto analogo a quello scolastico che voleva imparare a nuotare prima di buttarsi in acqua. Non c'è altro modo di imparare a nuotare che entrare in acqua, cioè appunto conoscere praticamente. Oltre al fatto che, dirà Hegel, c'è un paradosso logico non indifferente, cioè che appunto prima di aver definito com'è la conoscenza, già vuoi conoscere come procede la conoscenza, no? Appunto non si può, è un circolo vizioso, potremmo dire. Appunto Hegel dirà che il solo modo per conoscere è conoscere praticamente, e questo fa la fenomenologia dello spirito, entra direttamente nelle figure storiche concrete in cui si è determinata il processo di autocoscienza, no? Dove l'elemento decisivo, lo dico fin da ora, che Hegel introduce è la storicità. L'abbiamo già detto, ma ci ritorno ad nauseam perché è un tema decisivo. Da Hegel in poi è impossibile per la filosofia fare astrazione dalla storia. Non esiste una filosofia e una storia. La filosofia è sempre intimamente impastata con la storicità. Questo è un tema che dicevo è decisivo in Hegel. In Cartesio non ce n'è alcun sentore, ovviamente. In Cartesio la storia è ininfluente. Lo stesso Giambattista Vico, come sapete, rinfaccerà a Cartesio proprio questo, Renato delle carte, come lo chiama, prendendolo in giro. È interessante il fatto che Vico, da un lato, come sapete, diventerà per molti versi il precursore dell'idealismo tedesco. Se mi chiedessero di indicare i due grandi precursori dell'idealismo tedesco nella modernità, direi Spinoza e Vico. Spinoza per la sostanza, l'intero, il quinto libro dell'Etica, il tutto, la totalità. E Vico per l'idea del verum ipsum factum, cioè appunto per l'idea che la verità non è un accertamento scientifico di una realtà data, ma è un processo storico che si dispiega in forme di autocoscienza sempre più matura. Appunto, è interessante il fatto che Vico ponga l'accento sulla storicità prima di Hegel. È interessante perché, volendo, in tempi di, appunto, abbiamo visto prima il Rinascimento italiano, consentitemi questa breve parentesi che non è però peregrina, credo, abbiamo parlato di Rinascimento italiano e si potrebbe parlare di una specificità della filosofia italiana tout court. Sarebbe interessante fare un corso di filosofia moderna e contemporanea italiana, no? Non solo perché è una filosofia interessantissima di per sé, ma anche poi dati i tempi di crisi dell'identità italiana nazionale in questo periodo. Ora, io credo che la cifra della filosofia italiana,
da Bruno a Gentile, da Machiavelli a Benedetto Croce, da Vico a Gramsci, sia sempre l'attenzione per la concretezza storica. Questo è il punto fondamentale. La concretezza storica. È uscito un libro qualche anno fa di Roberto Esposito, Pensiero vivente, non so se l'avete letto, che è proprio un tentativo di identificare la cifra della filosofia italiana. Lui la identifica nel pensiero della vita, una categoria che va di moda ma è un po' vaga, io credo. Io la identificherei invece nel pensiero della concretezza storica. Della concretezza storica, ecco, quindi questa è una cifra possibile per interpretare l'intera filosofia italiana e, come vedremo, anche Gentile, pensatore della concretezza storica. Chiusa questa parentesi sull'identità italiana, dicevo che il discorso sul metodo si apre proprio con l'idea del ricominciamento, potremmo dire, il congedo dai valori tradizionali. Questo è un movimento che in qualche misura fa da basso continuo al Rinascimento, fa da basso continuo alla modernità. L'abbiamo visto con Giordano Bruno, che liquida Aristotele come il grande ministro di stoltezza, l'abbiamo visto con moltissimi autori della galassia moderna, che vogliono prendere congedo dalla tradizione. Lo vedremo molto bene in John Locke anche, ma in Thomas Hobbes. Faccio notare per inciso che questo congedo dalla tradizione spesso è un congedo dall'aristotelismo. Una nota interessante questa, no? Giordano Bruno, l'ho detto. Se prendete, ci torneremo, Thomas Hobbes, vi accorgerete che tutta l'opera di Hobbes può essere letta integralmente come una presa di congedo da Aristotele, di cui Hobbes, vedremo, rigetta la metafisica come scienza assurda, a cui contrappone invece la fisica e il sapere matematico, di cui rigetta l'etica del giusto mezzo, che gli sembra una follia, e in effetti una follia è l'etica del giusto mezzo in una prospettiva capitalistica della smisuratezza, no? È pura follia un'etica della misura e del giusto mezzo, e di cui rigetta anche la politica, cioè l'idea dell'uomo come animale comunitario e socievole. L'uomo per Hobbes è antisocievole e anticomunitario, come sapete. Appunto, qui si apre la modernità anti-aristotelica, potremmo dire. Come sapete, già l'ho detto, in Cartesio il cogitare, che è la funzione tipica del soggetto, non è semplicemente un pensare astratto. Questa è la determinazione preponderante, direi, ma poi nei Principia Philosophiae dice che il cogitare non modo intelligere, belle immaginari, sed etiam sentire. Cioè, per cogitare Cartesio intende anche il sentire, le percezioni, no? Quindi una sfera più ampia rispetto a quella che attribuiamo noi alla semplice espressione del pensare. Appunto, il discorso sul metodo si apre con questa insoddisfazione per la tradizione, con questa volontà di ripartire ex novo con un nuovo fondamento del sapere e in particolare con la ricerca, questo è un tema importante, di una matesis universalis, no? Di una forma di sapere universale che abbia come proprio fulcro la matematica. La matematica deve essere il metodo universale. Anche qui vedete bene come Cartesio si iscrive pienamente in questo nuovo regime di pensiero moderno che, figlio della rivoluzione scientifica, pensa che il sapere calcolante proprio della matematica e poi con Hobbes proprio della fisica sia l'elemento fondamentale da cui partire in una riduzione integrale. Questo è il punto su cui bisognerà ragionare, del mondo intero a pura quantità, la res extensa in Cartesio. Il mondo diventa pura estensione, privata di ogni altra connotazione, contrapposizione totale tra il soggetto e l'oggetto, ridotto l'oggetto a pura materialità quantitativa, calcolabile matematicamente tramite scomposizione ad opera della ratio calcolante, appunto. Questo è un punto su cui bisognerà insistere. Cartesio coglie, come sapete, la verità, il fondamento stesso del proprio metodo, il fondamento stesso su cui costruire il proprio sistema nel soggetto. Questo lo dicono tutti i manuali, ma come vedremo, questo soggetto è in realtà, potremmo dire, la spiegazione necessaria da cui Cartesio parte per poi liberarsene subito, no? Penso dunque sono, è la scoperta di un soggetto puramente astratto
che coglie la propria esistenza a partire dal fatto che pensa, come sapete. Vi leggo qui il passaggio decisivo del discorso sul metodo, per chi avesse l'edizione Bompiani che io utilizzo, e a pagina 61 dell'Opera Omnia di Cartesio. Esaminando con attenzione ciò che io ero e vedendo che potevo fingere di non avere alcun corpo e che non vi fosse alcun mondo né alcun luogo in cui fossi, ma che potevo fingere per questo di non essere, e che al contrario, per il fatto stesso che pensavo di dubitare della verità delle altre cose, seguiva in tutta evidenza e certezza che ero. Invece, se avessi solo cessato di pensare, quando anche tutto questo quanto avevo mai immaginato fosse stato vero, non avevo alcuna ragione di credere che sarei esistito. Da ciò io conobbi che ero una sostanza la cui intera essenza o natura non è che di pensare, e che per essere non ha bisogno di alcun luogo, né dipende da alcuna cosa materiale. Questa è la definizione che lui dà del nuovo soggetto, l'ego cogitans. È interessantissimo di questa definizione, questo è il punto su cui voglio che si porti l'attenzione, è il fatto che in questa definizione dell'io avrete notato che manca completamente il tu. Il fatto che l'individuo cartesiano, il soggetto cartesiano, esiste in maniera, prendiamo l'espressione dalle cartesianische meditazioni di Husserl, esiste in maniera solipsistico-trascendentale. Del rapporto con gli altri non vi è alcun cenno. Tu non hai bisogno degli altri per definirti come esistente e per essere. Il soggetto cartesiano è assolutamente un individuo solo e astratto. L'immagine stessa più tipica che Cartesio ci trasmette di sé nel discorso sul metodo, che tutti ricordano e con cui vorrei chiudere oggi, è quella, che ben ricorderete, di lui da solo al tepore della sua stufa in una stanza solitaria. Questa è l'immagine che Cartesio ci trasmette. E in un importante dipinto che raffigura Cartesio troviamo la scritta «Bene qui laquit, bene vixit». Chi, che è molto, molto vagamente epicureo potremmo dire, chi ben si è nascosto, ben ha vissuto. Punto. Rimozione, potremmo dire, sospensione completa della comunità. L'io è un puro atomo astratto e formale, privo di rapporti con gli altri. Un individuo sovrano e originario, potremmo dire. L'altro assunto decisivo del discorso sul metodo, come sapete, su cui torneremo domattina, è la riduzione del mondo a pura res extensa, a pura estensione, citando principi della filosofia, principi a filosofie. L'estensione è questo: extensio in longum latum et profundum substantiae corpore naturam constituit. Punto. È la estensione a determinare la natura della sostanza corporea, l'estensione, in lungo, nel lato e nel profondo. Come vedremo, si apre qui il processo tipico della modernità della riduzione integrale del mondo a pura estensione, a pura materialità, a puro piano di scorrimento illimitato delle merci, potremmo dire, no? Rovesceremo anche qui un presupposto inerzialmente accettato dalla cultura egemonica, cioè il fatto che il materialismo sia una forma rivoluzionaria. Il materialismo è il portato ideologico necessario della produzione moderna, che deve ridurre tutto a materialità data. A cosa? La reificazione è il processo stesso di riduzione di tutto, compreso l'io, a pura cosa, di cui appunto il rapporto soggetto-oggetto che qui Cartesio tiene a battesimo è un momento fondamentale, perché il soggetto è inteso come un puro rispecchiatore della datità oggettiva del mondo. Cartesio, dicevo, non è puramente affine a questa logica. Cartesio ha pur sempre incorporato elementi della tarda scolastica, ha pur sempre incorporato elementi che fanno in qualche misura sopravvivere in lui un mondo non affine alla produzione moderna, che non a caso dovrà liberarsene molto in fretta. In Cartesio trovate ad esempio l'idea di Dio, naturalmente, trovate le idee innate in Cartesio, no? E trovate anche l'idea dell'anima razionalmente argomentata. La metafisica minimalista, potremmo dire, dell'empirismo
che parte da Cartesio ma lo supera, rimuoverà esattamente queste tre determinazioni, idee innate, Dio trascendente dimostrato e anima razionalmente argomentata, e arriverà appunto a una metafisica minimalista fatta dalla pura presenza esperienziale del mondo dato. La verità è il rispecchiamento esatto dell'esperienza data, questo dice l'empirismo, no? Vedremo con John Locke in maniera particolare. Per ora ci fermiamo qui e ripartiamo alle 2, allora 2 e un quarto, ecco, con il